Radio presenta Parole di Impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini. Senza parole. Amici di Amera Radio, buongiorno e benvenuti alle nostre parole d'impresa. Quindi, prima di andare a pranzo, come di consueto, io e Umberto Alunni che saluto. Buonasera, buongiorno, anzi Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Dopo mezzogiorno si può dire anche buonasera, quindi va bene, non hai sbagliato. Quindi, quasi per magia, con la tua incisività, hai azzeccato. Allora, azzeccato. Oggi di che cosa parliamo? Parliamo dei costi, no? Bello questo argomento, ci dovevamo arrivare alla fine. Come hai detto, scusa, costi. Allora, la prima domanda te la faccio subito. Perché un argomento simile? Parliamo dei costi. Vai avanti. No, perché sennò si guadagnerebbe troppo, no? Se non ci fossero i costi, chiaramente, insomma, avremmo tutto guadagno, e quindi sarebbe veramente problematico, perché poi bisogna creare logiche di fiscal planning per poter risparmiare un po' di imposte, a parte le battute, a parte che sono fuori luogo. I costi sono un elemento diciamo importantissimo della gestione di un'azienda, perché hanno il compito, per così dire, di remunerare i fattori della produzione, cioè di pagare in qualche modo, di compensare chi è abilitato, chi contribuisce alla produzione, diciamo, all'interno di un'azienda. Quindi questo è un pochino il discorso. E sono molto, molto interessanti, molto importanti, perché sono una linea di demarcazione al di sopra del quale è opportuno che si posizionino i ricavi, appunto, che il delta dia un risultato positivo, sarebbe veramente antipatico e non sostenibile che la loro somma superi, no, gli stessi ricavi, per i motivi che possiamo intuire, no? Certo, è importante, quindi la gestione del costo è importante. Ne parlavo proprio oggi con un nostro associato, perché si parlava di listini, ricarichi, no? Una serie di discorsi, perché si parlava che i margini sono bassi, tu sai, i soliti discorsi che si fanno, no? In un'associazione come quella nostra, perché, no? Ci si scambia delle opinioni molto, molto spesso con i nostri cari associati proprio sulle problematiche dei ricarichi che devono essere, diciamo, applicati ai prezzi finali considerando i costi. E chiaramente poi tante volte, no, ragionando, ci si rende conto che poi il costo non è molto spesso veritiero, perché magari non c'è un'analiticità così completa al 100% dei reali costi, no? Ne parlavo proprio oggi con questo associato, anzi con questa associata che vende, diciamo, dei gioielli. E facendo i conti, no, per rientrare nelle spese, non analizzava costi seppur minimi che invece andavano analizzati, no? Per esempio, le confezioni di trasporto, che sembrano una stupidaggine, hanno un costo, e questo va a incidere poi sul ricavo finale, no? Beh sì, questo, diciamo, è assolutamente importante. In qualche modo, per sua fazione, o magari siamo presi da altri, da altri problemi, oppure anche perché magari c'è una sorta di routine, no, nella gestione e nella correntezza di tutti i giorni, andiamo a trascurare alcuni aspetti, la somma dei quali può rischiare la differenza. In un momento come questo, è più importante avere questa sensibilità, perché andando avanti i ricavi per un effetto di concorrenza che non finirà mai,
tendono sempre ad abbassarsi in proporzione, ovviamente. I ricavi non aumenteranno in misura, ma tendono per loro ad abbassarsi per l'effetto della competitività. Per poter botta, come si dice in gergo, opportuno avere un'attenta, attentissima gestione dei costi. Poi tu grado, insomma, un argomento particolare, no? Perché raccontavi insomma, di questi elementi che in alcuni casi possono essere costi generali, in altri possono essere costi puntuali, riferiti ad un prodotto. E la cosa chiaramente è tra questi due elementi. Non è così banale elaborare e avere consapevolezza della differenza, perché sono cose molto differenti dal punto di vista che hanno un impatto sicuramente in termini di nel confronto di ricavi. Certo. Oh, ma questa analisi poi non si evince dalla contabilità, eh? Non ti aiuta la contabilità a fare questa analisi. Certo, la contabilità ha lo scopo di aiutare a fare questo tipo di contezza. È chiaro che, come forse ho detto in occasioni, parlando di altri aspetti, Paolo, la cartina di tornasole, in questo caso costruzione del piano dei conti, cioè intendendo per tutti, diciamo, l'elenco analitico, anzi, diciamo, dell'elenco dei conti che la contabilità andare a muovere. Di norma magari sistemi esperti o applicazioni, chiamiamole come vogliamo, prevedono la possibilità, diciamo, avere, diciamo, punti che ti interessano. Nella pratica, nella operativa, noi abbiamo visto che le aziende di norma tengono da 500 a 600 conti, insomma, come Certo. numero, numero. Ecco, però all'interno di questi conti la situazione patrimoniale, conto economico, bla bla bla, tutto. All'interno di questo parliamo dei costi, no? Cioè di poter così avere un elenco, diciamo, di vari costi e la contabilità almeno dovrebbe scindere, dovrebbe consentirci in maniera meccanicistica, cioè da un lei al volo, quelli che sono il set dei costi fissi e il set dei costi variabili, intendendo per tale il costo variabile è quello che varia al crescere o al diminuire della produzione. Quindi tra il costo, quella tipologia di costo cosiddetto variabile e l'andamento della produzione, c'è un sinallagma diretto, un collegamento diretto, tanto cresce la produzione, tanto cresce il costo variabile. I costi fissi, per loro natura, invece sono fissi, quindi rimangono fermi, teoricamente fermi, non all'infinito, ovviamente, ma rimangono fermi a prescindere dalla produzione. Facciamo un esempio banale: se io pago l'affitto per il mio opificio, per la mia fabbrica, per l'azienda che fa manifattura, se all'interno di questa azienda io produco 500 pezzi, ne produco 600, ne produco 700, probabilmente l'affitto lo pago lo stesso. È chiaro che se ne produco da 500 a 5.000 avrò bisogno di un altro stabile e quindi il discorso mi cambia. Ecco che stressando la produzione il costo fisso non rimane fisso, ma diciamo deve aumentare, ma non varia meccanicisticamente al variare, diciamo, della produzione. Poi ci sono i costi semivariabili, no? Che sono praticamente una parte fissa e una parte variabile, intendendo per tale, per esempio, quelle persone, per esempio, le spese del personale, quelle figure che magari quando aumenta la produzione si inseriscono in produzione, quando non aumentano magari fanno magazzinaggio, dirti, no? A vantaggio di tutti i prodotti. Quello, per esempio, può essere considerato un costo semifisso o semivariabile, a seconda dal punto di vista che si vede. Però per dire, insomma, poi ci sono varie sfaccettature, però è molto 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 importante poter scindere queste due tipologie di costo, avere contezza di queste due tipologie di costo, perché il costo fisso va ripartito, no? In logica di contabilità analitica, come abbiamo raccontato l'altra volta, in un determinato modo,
il costo variabile va determinato in un altro modo, in un altro modo ancora. Certo. Oh, prima tu quando parlavamo di contabilità, no? Quindi della lettura di questi costi della contabilità, hai detto un dovrebbe, ma perché c'è qualche altro rilevatore, no? Che può, diciamo, rilevare i costi oltre la contabilità? Che cosa. Sì, ovviamente l'uso del condizionale non viene imposto, diciamo, per un rispetto di un'impostazione così, pragmatica, ma viene elaborato perché, insomma, ogni organizzazione se la vede, se la canta, se la suona, insomma, la vede un Ecco, pochino a modo suo. certo. Io personalmente sono fautore dell'utilizzo massimo della contabilità. E da lì eventualmente provare a derivare e a fare, diciamo, ulteriori analisi. Però sono sempre fautore, questo ovviamente è un mio personalissimo punto di vista, che risponde a una logica economica, e cioè della migliore, ricercando la migliore utilizzabilità del dato, perché questo anche risponde a un principio di economicità, no? Tu c'hai un Certo. dato, Paolo, che è disponibile, per quale motivo devi trovare altri fondi? Sta lì e sta a posto. Se ti serve magari in un modo un pochino più sgretolato, per così dire, no? Più raffinato, e hai il piano dei conti che puoi modulare e che in qualche modo con questa modulazione ti può dare quel tipo di risultato, bisogna ricercarlo ab origine. Quindi sposti l'attenzione sul piano dei conti. Il piano dei conti, argomenti e gestisci la contabilità per quello che poi ti può servire a valle. Io credo che questo sia il processo da seguire per poter ottenere la migliore economicità, diciamo, nel processo, e trovare un giusto compromesso tra utilizzabilità dei dati, fruibilità dei dati e il loro costo. Hai anche parlato prima dei vari tipi, no? Di costi. Tra questi, no, tu hai fatto anche degli esempi, no? Quali sono quelli, diciamo, a cui stare più attento secondo te? Quali sono i più importanti? Quelli che paghiamo? No, Ah, beh, sì, no, sono beh, tutti questo certo. importanti. Sono tutti importanti perché indubbiamente hanno tutti, diciamo, il loro valore e il loro peso, diciamo, nella determinazione, diciamo, del valore dell'azienda attraverso i flussi di reddito che si riesce a produrre. Una cosa è certa, Paolo: quando si parla di costi variabili, forse sono più facilmente controllabili, no? Perché variano, crescono o diminuiscono al variare della produzione, quindi c'è un rapporto diretto. Magari i costi fissi non ci facciamo caso, ci facciamo un po' Certo. meno caso, no? E questo forse, se dovessi rispondere meccanisticamente un po' alla tua curiosità, direi che forse è più opportuno dare un primo occhio ai costi fissi, perché i costi fissi rischiano, proprio perché sono fissi, di sfuggire all'attenzione, no? Dell'analista, e rischiano in qualche modo di produrre un effetto indesiderato, soprattutto quando la produzione si riduce. Perché in quel caso, quando la produzione si riduce, i costi variabili si riducono a loro sponte, i costi fissi no. E quindi bisogna entrare, diciamo, subito in empatia con questi costi per cercare di capire come poterli controllare al meglio, e poter Certo. rendere ovviamente la loro dinamica correlata alla dinamica del fatturato. Certo. Oh, chi se ne deve occupare in azienda di questo controllo? E qui siamo sempre un po', come dice, in dialettica, no? Anche qui sono punti di vista, Paolo, no? Perché sai, io non credo, che sia opportuno che l'imprenditore deleghi al 100% la gestione dei costi senza occuparsene. Al tempo stesso, non credo che debba disperdere, diciamo, tutto il valore della sua capacità imprenditoriale a seguire i costi, no? C'è sempre una chiave di lettura intermedia, dove nella sostanza questa gestione può essere affidata a chi si occupa di contabilità, di controllo di gestione, di produzione, fermo restando la necessità di produrre una reportistica adeguata, periodica,
possibilmente con un periodo molto stretto, affinché l'imprenditore ne abbia contezza, consapevolezza e coscienza. Perché, mi ripeto, non è detto che l'imprenditore se ne deve occupare direttamente, ma credo fermamente e assolutamente che lui debba avere contezza di quello che succede all'interno della sua azienda. Certo. Quindi occhio ai costi. Occhio ai costi, occhio alla penna, come c'era quel film, Occhio ma alla anche la... penna. occhio alla penna, la matita, insomma, tutte quelle cose che Tutto, tutto. possono costare. Noi... E penso che ai nostri imprenditori possiamo dire occhio al tavolo perché è ora di andare a pranzo. Sono, è pronto il pranzo, noi non quindi possiamo, ecco, noi non trattenerli. possiamo fare altro che augurargli buon pranzo, giusto Paolo? Assolutamente, auguriamo buon pranzo. Io mi vado a mangiare un bel piatto di ciriole ai funghi. Non so te, ma io ho quelle. Benissimo. Io non lo so, ma l'importante è che non costino troppo. Assolutamente sì. Il costo fisso lo levo subito io. Non è un problema. va bene. Allora, Bene, buone allora. cose, Paolo, e un saluto ai nostri Buon ascoltatori. pranzo a tutti. Un saluto a tutti. Ameria Radio ha presentato Parole di impresa con Umberto Alunni e Paolo Pellegrini.